Grazie Presidente. Gli anniversari, cari colleghi, combinano sempre la storia e la memoria e nel calendario privato di ciascuno di noi a prevalere è la seconda. Nel calendario civile, quello che accompagna la vita di una nazione, prevale quasi sempre la prima. Poi capitano degli eventi, delle date, che queste due cose, storia e memoria, mescolano in un modo inestricabile. E io ho chiesto la parola, cosa che non mi capita spesso, per ricordare in quest'Aula uno di questi momenti. Era il 12 febbraio del 1924, quando Antonio Gramsci fondò un quotidiano che ancora oggi, tutte le mattine, arriva nelle nostre edicole. Quel quotidiano era l'Unità. Secondo Gramsci avrebbe dovuto essere un giornale della sinistra e quel titolo che lui definì puro e semplice doveva parlare agli operai e ai contadini, ma avere anche un significato più generale. Fu un anno terribile quel 1924. Il 10 giugno il fascismo sequestrò e uccise Giacomo Matteotti e in quegli stessi mesi, care colleghe e cari colleghi, soprattutto quelli più giovani, in quegli stessi mesi Gramsci varcò le porte di quest'Aula e si sedette su questi banchi come deputato del Partito Comunista. Da lì, da quelle vicende, ci separano 90 anni che oggi ricordiamo. L'Unità, questo tempo lunghissimo, lo ha vissuto raccontando l'Italia, l'Europa, il mondo. Lo hanno fatto giornalisti, scrittori, intellettuali, dirigenti, politici. Lo hanno fatto nella clandestinità e poi lungo l'intera parabola della Repubblica. Pasolini, Quasimodo, Calvino, Pavese, García Lorca o Hemingway sono solo alcune delle firme che all'Unità hanno consegnato parole e testimonianze del loro tempo. Impossibile citare i direttori che si sono succeduti, ma due, forse solo due nomi si debbono ricordare per il ruolo che a lungo hanno avuto qui dentro. Sono Pietro Ingrao, Presidente, che a lungo ha occupato la poltrona dove lei oggi siede, e Alfredo Reichlin, che quel giornale diresse da ragazzo, poco più che ragazzo, e che ancora oggi, quasi a 90 anni, continua a scrivere su quelle stesse colonne con l'intelligenza e la passione di una vita. Un giornale, ogni giornale, è come una tessera del mosaico nella storia di un paese. A quella tessera i democratici e la sinistra italiana sono legati da un affetto e da una passione civile profondi. Era giusto dirlo qui oggi, è bello poterlo dire in quest'Aula. Grazie. Grazie, onorevole Cuperlo.